Ciao, mi chiamo Michele Sanchi, sono un insegnante di arti marziali, ho una laurea in economia e finanza e diversi anni di esperienza in ambito bancario. Salve, mi chiamo Giulia Fornazzari. Mi chiamo Roberto Antonioli, tutti. Mi chiamo 43 anni, vivo a Montefiore da 13 anni, lavoro nel settore del movimento terra e edilizia generale. Sono padre di famiglia. E ho due bambini, quindi penso di conoscere abbastanza i problemi che affliggono un po' tutte le famiglie di paesi piccoli come Montefiore. E il mio obiettivo sarebbe avere un paese più vivo e più partecipativo. Mi identifico però nel Movimento 5 Stelle perché è un'associazione di persone semplici e comuni e che si muovono per il bene della collettività. Mi è piaciuto il concetto di democrazia partecipata e intenderei portare insieme al mio gruppo questo a Montefiore, proprio perché i cittadini non debbano solo subire. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che noi del Movimento 5 Stelle ci siamo e abbiamo seriamente intenzione di cambiare. Mi chiamo Paul. Ma lo dobbiamo fare tutti quanti insieme. Quindi partecipare, quindi democrazia partecipata, vuol dire proprio questo. Cioè i cittadini partecipano insieme alle... Salve, mi chiamo Giulia Fornazzari, sono un ingegnere edile abilitato a svolgere la mia professione e vivo a Montefiore Conca da quando sono nata, in particolare alla Falda. Mi sono trovata all'interno di questo gruppo di persone. Sono Roberto, come vedete sono uno scultore di professione. Mi sono messo nel gruppo Movimento 5 Stelle a Montefiore per poter portare assieme ai cittadini, alla comunità di Montefiore, un turismo inerente al nostro territorio e cercare di far funzionare. La seconda è come operatrice nell'ambito sanitario. Il dover assistere quotidianamente alle lamentele dei cittadini che non ne possono più. Allora ho deciso di far parte di questo gruppo per contribuire con il mio esempio, con la mia professionalità, a migliorare le cose. Dunque il nostro piano di assistenza è finalizzato alla riscoperta del senso di comunità e di reciprocità socioambientale. Le metropoli, come sono nato a Londra, ho lavorato a Parigi, a Los Angeles, a Roma, ho vissuto diversi anni. Sono Domenico Germani. E credo però che se vogliamo cambiare la nostra società dobbiamo iniziare dai piccoli centri, proprio come Montefiore. E quando ho sentito parlare della democrazia partecipata ho pensato che potessi mettere a frutto la mia esperienza di vita e anche quella lavorativa. Per lavoro, cioè io mi sono sempre interessato di restare di monumenti, di beni culturali, di opere d'arte. Ho fatto tante cose importanti, dalla Basilica di San Francesco d'Assisi, la Basilica di Loreto, casualmente sono venuto a Montefiore, me ne sono innamorato e ho cercato se c'era una casa, l'ho trovata, appunto, e l'ho comprata. Oggi è molto più difficile trovare le soluzioni per un futuro migliore per i giovani, ma non soltanto per i giovani, anche per i meno giovani, e mi ci voglio mettere anch'io, e per le persone meno giovani di me, diciamo così. Perché tutti quanti abbiamo diritto a un futuro migliore con delle opportunità più serene e sorridente. Ho conosciuto tempo fa il gruppo di Movimento 5 Stelle. Per questo siamo diventati cittadini politicamente attivi, perché siamo convinti che se non prevalgono i nostri principi perderemo tutti. Vinciamo noi. Umberto, allora sicuramente a Montefiore ci sono tante cose che magari non vanno, che potrebbero andare meglio, dicene una. Secondo me il problema che è più importante, dico secondo me, è l'asilo. L'asilo è una cosa dove i bambini vivono la maggior parte del tempo e devono anche stare in qualche modo, insomma, sicuri.
anche quando una mamma porta un bambino all'asilo deve avere la certezza di portarlo tranquillamente, non fra una macchina e l'altra che scende e che sta, no? Michele, sì. Cosa faresti te per migliorare la proposta sportiva qui a Montefiore? Allora, io valorizzerei lo sport a Montefiore sfruttando le caratteristiche del nostro paese, quindi promuoverei attività sportive all'aperto e al chiuso. Siccome lo sport è una parte importante per la vita di tutti i giorni, come occupare il tempo libero, ed è una cosa importante a tutte le età, cercherei di contattare, promuovere corsi sportivi adatti a tutti che si possano trovare vicino a casa e non solo nelle città come Riccione e Rimini. Inoltre lo sport è importante per l'economia di un paese. L'intervento sull'edilizia intendiamo rilanciarlo nel limite del possibile in questa maniera, riducendo comunque i costi iniziali che sono i costi degli oneri del parcheggio pubblico soprattutto, che è attualmente molto caro, e soprattutto intervenire e incentivare gli interventi piccoli e quelli a favore soprattutto della famiglia, dell'ampliamento familiare, perché il piccolo intervento fa sì che comunque lavori la piccola impresa, l'artigiano, il tinteggiatore, l'idraulico, l'elettricista, e si muova un po' l'economia del paese partendo dalle piccole cose. Ah, scusate, io mi trovo qui a passare per caso perché tantissimi anni fa, non vi dico quanti, mi sono sposato proprio in questo santuario di Bonora. Ho sentito che stavate parlando della raccolta differenziata, porta a porta. Come intendete organizzare questa cosa, che per me è molto interessante? Come in tanti altri paesi dove funziona, dove già è una realtà, la raccolta differenziata porta a porta serve al paese per risparmiare risorse, perché si riesce a risparmiare sulla bolletta, aumentare l'occupazione e ridurre drasticamente quelli che sono i costi di conferimento dei rifiuti in discarica o incenerimento. Tutte queste risorse rimangono sul paese e permettono di vendere quello che si raccoglie al CONAI e poter recuperare tante materie prime, tante risorse da reinvestire sul paese. Che pensiamo del verde, dell'importanza del verde nel contesto del paese? Ce n'è molto. Anche perché ce n'è molto, è una bella risorsa. Tu che ne pensi? Sì, no, penso anch'io. Penso che Montefiore ne abbia in abbondanza. E sia una bella risorsa, hai detto bene, una bella risorsa, e basterebbe valorizzarlo per portare il turismo, anche escursioni sì, sicuramente, anche per la salute, uno viene per fare dei percorsi, per far vedere quello che ha di bello oltre la rocca Montefiore, che ha molto molto verde. Il turismo sarebbe importante come? E secondo te, Paul, che cosa si potrebbe fare in più per diversificare la proposta turistica a Montefiore, rilanciarla? Ne dico una soltanto, tutti hanno sentito parlare della linea gotica, ma non tutti sanno che cos'è e che praticamente Montefiore è stato la roccaforte delle truppe alleate durante la Seconda Guerra Mondiale. Sicuramente gli inglesi non lo sanno, specialmente i miei paesani inglesi, che noi siamo gemellati, Montefiore è gemellato con Fulham e Hammersmith. Loro non sanno sicuramente che c'è stato Montefiore è stato molto importante durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi secondo me sarebbe interessante promuovere delle commemorazioni, creare degli eventi per attirare i turisti stranieri, inglesi, ma anche tedeschi, da tutto il mondo, che sono sicuramente affascinati dagli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Qualche problema per le famiglie, la campagna d'Italia? Sono anni che a Montefiore purtroppo abbiamo questo problema, che finita la scuola, finito l'asilo, non sappiamo mai dove lasciare i nostri bimbi, o comunque non abbiamo un punto di aggregazione dove loro possono giocare. Allora abbiamo pensato di istituire un centro estivo sia per la scuola elementare che per i bambini dell'asilo, in cui possono entrare dalle 7:30 del mattino fino alle 18 del pomeriggio, dando modo alle mamme e alle famiglie che lavorano di stare tranquille e di stare anche loro tutti insieme. Secondo te la connessione wifi libera per tutti potrebbe essere? Sicuramente sarebbe un fatto molto importante per le persone. Considera che l'informazione è un fondamento
democrazia. Della democrazia e quindi anche della crescita delle persone. Il libero accesso internet ti dà la possibilità di cercarti le informazioni, quelle vere, non quelle dei telegiornali o dei giornali che sono spesso di manipolate di parte o addirittura ovviate dalla realtà, e quindi darebbe una possibilità a tutti i cittadini di informarsi liberamente e vedere come stanno le cose. Sicuramente è un'ottima possibilità per tutti. Ecco. Mauro, dovresti farlo Alessandro questa domanda, che è molto ferrato. Alessandro, la democrazia partecipata, te sei quello più ferrato, spiegacela bene. Allora, democrazia partecipata vuol dire che i cittadini, tutti i cittadini, devono iniziare a partecipare con le istituzioni, quindi con le amministrazioni, nelle scelte che si intraprenderanno in futuro, e non come è stato fatto fino adesso, dove purtroppo i cittadini hanno subito le scelte dall'alto, diciamo, da parte dei partiti o comunque da parte delle amministrazioni. Chiaramente questo ha portato, insomma, alla situazione in cui ci troviamo tutti quanti oggi. Le cooperative non è che ce ne inventiamo noi, però a Montefiore c'è qualcosa. Però bisognerebbe forse spingere su questo concetto del consorzio. Sì, il concetto del consorzio sarebbe molto importante. È un concetto. Bisogna farlo capire. Per rilanciare il prodotto al chilometro zero e quelle che sono le potenzialità della capacità di produzione agricola. Ma porta anche idee diverse. Cioè, il gruppo, il consorzio, unisce tanti soggetti, giusto, che hanno diversi punti di vista, che è un vantaggio. Cioè, ognuno porta un contributo di idea. Cioè, e secondo me il pubblico, in questo caso l'amministrazione del comune, dovrebbe assolutamente interessarsene, anche perché c'ha delle proprietà, non credo che siano, però quelle proprietà che c'ha potrebbe metterle a servizio di queste nuove idee, valorizzando i giovani che lo stanno facendo. Non hanno niente a che fare adesso qui col lavoro a Montefiore. Sviluppare la cultura rurale, che è quella che è quella che ha costruito il tessuto. Turistica. Non ci scordiamo del turismo a Montefiore. No, ma il turismo, con la cultura rurale si rilancia anche quelle potenzialità turistiche che sono i prodotti tipici locali, l'agricoltura. Rilancerebbe anche il negozio, i vari negozi, i vari piccoli commercianti che ci sono a Montefiore, che stanno soffrendo anche loro, poverini, insomma, alla fine tanto è un contesto che tutti soffrono, capito? Perché non c'è un'organizzazione. Sono in sofferenza perché non c'è un aiuto, non c'è un'organizzazione strutturata proprio tra i vari commercianti, l'amministrazione e gli stessi cittadini. Cioè, dove vince soltanto, il mercato del supermercato, che non porta, non voglio dire niente di, però non porta certamente alla qualità, non porta la qualità che potrebbe essere offerta in questo paese, da, come dicevi tu, Mauro, la qualità è portata dal produttore al consumatore, e qui si potrebbe fare anche risalire. Bene. Certamente.